Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono attualmente le 23:44, spero riusciate a vedere l'ora, quindi penso che sia il momento giusto per fare uno spuntino di mezzanotte. In che cosa si sta tramutando il mio canale? Me ne rendo conto, però praticamente non avevo un video per domani e non avevo sonno a quest'ora, anzi mi è venuta fame perché in realtà oggi ho mangiato solo un panino al prosciutto crudo e una piccola mozzarella in carrozza e basta. Ah, e qualche biscotto senza lattosio e senza zuccheri. E quindi mi sono detta, ok, ho fame. Praticamente non ho pranzato né cenato, ho fatto solo merenda. E quindi, perché non farci un panino alla mortadella? Notare, panino alla mortadella. Poi ho anche un po' di olive verdi, che non ci stanno mai male. E questo spuntino di mezzanotte lo farò con voi. Un po' un mukbang, un po' un video chiacchiericcio. E poi ovviamente non può mai mancare la mia Coca Zero. Sono praticamente in pigiama, ragazzi. Queste mie maglie super larghe e super super comode. E ovviamente non sono truccata, perché in realtà ero tipo già a letto e stavamo guardando questa serie TV con Eric. Adesso vi racconterò. Allora, ma in realtà poi lui deve andare a dormire, io invece ovviamente vado a lavorare di notte. Ho il viso super lucido perché ho applicato la crema e sembra resistere tutto il giorno. Ce l'ho applicata? No, in realtà l'ho applicata all'ora di pranzo e ho ancora la pelle super super morbida. Forse però in estate può essere un pochino troppo questa crema, che è quella di Kiehl's. Inizieremo questo video, ragazzi, con la nostra anteprima. So che piace molto quando faccio queste anteprime e visto che i siti e tutte le pagine Instagram poi riprendono queste mie anteprime e le postano, voi mi postate tutti questi video, è carino se mi taggano. Però allora, anteprima. Lo so, sono una cretina, ragazzi, sono una cretina, ma le anteprime le ho sempre fatte così, anche se voi non le vedevate. Sono 10 anni che le facciamo, le faccio e le facciamo tutti così, ve lo garantisco. Ok, direi che anche per oggi possiamo smetterla di renderci ridicoli davanti alla videocamera, ma ragazzi, le anteprime so che vi piacciono e quindi io lo faccio sempre molto molto volentieri, registrando con voi. Appunto, l'ho vista fare da Trisha Paytas sta cosa e mi è piaciuta, la guardo sempre quando fa le anteprime, non so perché, ma ci sono queste cose che piacciono. Comunque, mi dite sempre che chiacchierò troppo quando inizio il mukbang, quindi iniziamo a mangiare subito, anche se questo non è propriamente un mukbang, è più... Ma perché devo etichettarli sti video? È più un facciamo uno spuntino di mezzanotte assieme, perché no? Perché ho fame. C'è una cosa senza cui io non potrei vivere, sono decisamente i salumi. Quando ho vissuto nei Paesi Bassi mi mancavano tantissimo. Cioè, non so come facciano i vegani, i vegetariani. Capisco stare senza la carne, nel senso di bistecche eccetera, ma non capisco stare senza i salumi. Non ce la farei mai. E senza il pesce. Il pesce potrebbe essere un grosso problema, non potrei mai stare senza. Invece di prendere le snocciolate, le ho prese con intere e quindi questo vi beccate. Di là ci sono i gatti, che tra l'altro prima di iniziare il video ho lasciato per un nanosecondo il panino con la mortadella qui e c'era già Denver pronto ad addentarlo. Quando mi ha visto è scappato. Comunque, no spoilers, ma mi piace comunque fare questi video come se fossimo amiche così la sera, chiacchierare assieme, mi piace un sacco. Comunque stiamo guardando, abbiamo appena iniziato a guardare la serie TV The Sinner, che è con Jessica Biel su Netflix,
Allora, no spoilers, mi raccomando, no spoilers, ragazzi, nei commenti, perché sennò mi arrabbio. Però abbiamo visto il primo, no, sì, il primo episodio e il secondo ci siamo fermati a metà. Ma non è male, ma è un po' strana come serie TV. Oppure sembra solo a me, boh, non lo so. La storia è praticamente questa mamma, appunto Jessica Biel, ha un bambino piccolo, insomma un marito, eccetera, sono in spiaggia, poi lei ad un certo punto, boh, piccolo spoiler se non avete ancora visto questa serie TV, anche se vi spoilerò in realtà solo il primo episodio, perché altro non ho visto, però lei praticamente ad un certo punto accoltella un ragazzo che stava lì in spiaggia, sembra, senza una ragione, sembra che non lo conosca, eccetera, eccetera, poi mi rendo conto che più avanti ovviamente la storia si sviluppa, eccetera, eccetera, però è molto molto strana come serie TV, anche se essendoci Jessica Biel. E poi c'è anche quello che faceva il papà di Mercoledì Adams, che però ovviamente in Casper lei non recitava Mercoledì Adams, però non mi ricordo, Cristina Ricci, il papà di Cristina Ricci in Ghost, no, in Casper, il papà di Cristina Ricci in Casper, c'è anche lui in questa serie TV The Sinner con Jessica Biel. Ok, quindi ci sono attori, insomma, anche abbastanza famosi. Quindi mi aspetto che sia una serie carina. Me l'ha consigliata Demelza. Di solito quando Demelza mi consiglia le serie TV sono decenti. Però il primo episodio è stato molto molto strano. Poi adesso non lo so, ditemi voi, l'avete vista questa serie TV? Merita oppure è meglio fermarsi dopo il primo, cioè dopo il secondo episodio a metà, cioè proprio stronchiamo e lasciamo stare? Perché non lo so sinceramente. Non so se può venire fuori una figata da questa serie oppure sarà noiosissima, perché a tratti un pochino è noiosa. Però abbiamo visto, non ci sono tantissime serie TV interessanti, abbiamo visto Quicksand, che vabbè è una serie svedese, anche questa me l'ha consigliata De Merita, in realtà era molto strana come serie, anche se alla fine interessante, nel senso che vuoi vedere come finisce. Praticamente c'è la storia di questa ragazza che viene processata per omicidio perché ha sparato a due compagni di scuola. Però poi, insomma, c'è tutta una storia dietro, insomma, non ve la spoilerò. Comunque interessante, anche se non è la serie TV più figa del mondo. Consigliatemi nuove serie TV se c'è qualcosa di interessante, di carino. Non ditemi Stranger Things, perché ho già visto le prime due stagioni e so che è uscita la terza, devo vederla, ma Eric non le ha viste le prime due stagioni, ma non gli ispira tantissimo, quindi mi sa che la terza me la vedo da sola. E boh, sono una zampa. Poi ce n'era un'altra che deve uscire. Scusatemi, è terribile questa cosa del nocciolo. O del nocciolo, del nocciolo. Deve uscire la seconda serie di Haunted Hill House. Ma ho sentito che sarà completamente diversa rispetto alla prima. Quindi forse gli attori rimangono gli stessi, però cambierà la storia. Il che mi dispiace, perché questa cosa della casa infestata, eccetera, secondo me è una figata, cioè per me le serie TV, i film più fighi sono proprio case infestate, fantasmi, eccetera, eccetera, però vabbè, io sono così. Tra l'altro, a proposito di robe infestate, è uscito Annabelle 3. Avevo visto l'1, mi sa anche il 2. O il 2 questo, no, mi sa anche questo il 3. Ma non so se è decente oppure no come film, l'avete già visto? Non me lo spoilerate, ma ditemi solo se è decente oppure no, che sono curiosa, perché stavamo pensando di andarlo a vedere. Altra cosa, vi dirò, super super notizia, stiamo cercando casa con Eric e stiamo vedendo diverse cosine interessanti. Ovviamente non appena ci saranno novità, lo saprete, voi siete sempre i primi a sapere novità, cioè a volte quando vi racconto le cose, poi tipo mi chiama mia mamma o le mie amiche e mi dicono ma io non la sapevo sta cosa, però perché spesso le sapete prima voi, quindi tranquilli. Però sì, stiamo cercando casa e stiamo guardando, insomma, interessanti, diverse opzioni sono interessanti. Recentemente sono stata anche nell'appartamento vecchio perché dovevo prendere le ultime cose. La prossima settimana consegnerò definitivamente le chiavi, finalmente, perché non vedevo l'ora, anche se non sono molto entusiasta di dover rivedere il mio ex, potete immaginare, però per me, insomma, è una cosa che va fatta e quindi sono contenta in realtà
di riconsegnare le chiavi anche in largo anticipo rispetto a quello che ci eravamo messi d'accordo, però non ne ho bisogno, quindi insomma non mi interessa, anche se ritornare in quella casa non è stato molto piacevole, non ho ricordi bellissimi per, purtroppo per determinate cose, e è stato un po' strano e mi ha fatto ripensare un po' a quante cose sono cambiate negli ultimi tipo 3 anni della mia vita, 3 anni e mezzo, perché cioè se ci penso 3 anni e mezzo fa abitavo a 1300 km da qua e pensavo che il mio futuro sarebbe stato completamente diverso, ma è proprio vero, la vita non va mai come te la immagini, cioè non va mai come tu pensi che andrà, ma anche solo un anno fa, per dire, io un anno fa avevo, cioè la mia vita era già, come dire, pensavo che sarei rimasta con la stessa persona, ovviamente ero sposata, pensavo che saremmo rimasti a vivere lì e poi avremmo comprato una casa assieme, eccetera, eccetera. Ero convinta che tutto il mio futuro fosse già programmato e ti dà un po' un senso di... Quando una cosa del genere finisce, no? I gatti di là stanno facendo il finimondo, veramente. Quando poi invece tutto finisce, ti ritrovi a... Anche se è finito per scelta mia, ma non significa che in realtà il fatto che io abbia stroncato la relazione non significa in realtà che era una cosa che volevo fare. Comunque, cioè, se ha un senso quello che sto dicendo. Non significa che io non ci credevo prima, ecco. E quindi poi ti ritrovi a non avere più il futuro tutto programmato ed è veramente strano, ti ritrovi in una specie di baratro, tipo, è strano. Anche se, vi dico, è una sensazione anche un po' di sollievo, perché hai ancora la possibilità di cambiare le cose, di scegliere, mentre prima mi sembrava come di essere in una cosa che era stata, cioè in una vita che era stata scelta per me quasi, e in una... Sì, poi in una bolla, è difficile spiegare come mi sento rispetto a questo ed è difficile spiegare quello che ho provato tornando in quella casa, che non è mai una sensazione in realtà tanto positiva. Mangio, perché altrimenti insomma sono qua con sto panino. Ed è la stessa sensazione che ho provato quando sono stata per l'ultima volta nella mia casa ad Amsterdam, prima di tornare a vivere in Italia. Questa sensazione di vuoto, ma al tempo stesso di un futuro positivo che però ancora non sai. Ed è per questo che magari senti un po' un vuoto, perché non sai come sarà, mentre prima sapevo esattamente come sarà la mia vita, cioè avevo già tutto segnato, tutto preimpostato, non so come spiegare questa cosa strana. Comunque, sì, finalmente quel capitolo sarà chiuso, anche se in realtà il divorzio si può chiedere tra 3 settimane, una cosa del genere, perché purtroppo ci sono tipo 6 mesi, o insomma bisogna aspettare un sacco di mesi, anche se entrambe le parti vogliono il divorzio, devi comunque aspettare tutti questi mesi, che è un po' assurda come cosa secondo me, e poi solo in Italia, perché tipo in Olanda, in Slovenia eccetera è tutto molto più rapido, qui è così, e quindi sì, il mese prossimo sostanzialmente, finalmente. Anche se dire questa parola divorzio mi sembra una cosa tipo da vecchi, mi sembra una parola più grande di me, per questo volte penso che non mi sarei dovuta sposare, perché non, cioè dover fare tutta questa tiritera di cose dopo non è piacevole, non è bello, però l'importante è avere la consapevolezza che tutto comunque è andato come doveva andare, ed evidentemente dovevo capire che non sempre le cose che sembrano al top, o le persone che sembrano al top, necessariamente poi lo sono per me. Questo è quanto.
Cambiando discorso, sono molto contenta che vi sia piaciuto il video. Oh, è mezzanotte in punto in questo momento. Sono molto contenta che vi sia piaciuto il video su come non cucinare con Nicole. Beh, devo dire che mi impegnerò e ne farò altri solo per voi, ragazzi, solo per voi. Il bello è che però poi non dovete mangiare quello che cucino. Quindi, no, però vi giuro, la pasta, ragazzi, era buonissima. Eric l'ha definita, come l'ha definita? Eccomi, si era spenta la videocamera. Eric l'ha definita delicata, ma non era, come si dice, insipida, ve lo posso garantire, era molto gustosa, però al tempo stesso delicata, si sentivano le spezie, il sale era giusto, che mi avete preso in giro tantissimo per il sale, ma vi giuro che il sale fino di solito si mette, cioè non lo so, si mette di più rispetto a quello grosso, almeno così ho sempre saputo io, boh, non lo so, comunque vi giuro che era buona, cioè vorrei potervela fare assaggiare, non esiste più perché ce la siamo pappata ovviamente, però vi giuro che era buona, ve lo garantisco, era buona, quindi forse ho delle doti nascoste in cucina, il problema è che se siamo magari io e Eric, ok, quindi siamo assieme, mi piace cucinare, però tipo da sola è una cosa che mi annoia proprio, cioè quando posso comprare qualcosa di pronto o tipo ordinare, mi rendo conto che la cosa più sana è sempre cucinare, però se ho la possibilità di non perdere tanto tempo in cucina, ma piuttosto magari di lavorare e di dedicare poco tempo alla cucina ma più al lavoro, io sono fatta così e lo faccio, quindi se ho la possibilità di passare, che ne so, un'ora e mezza al computer a firmare contratti, a preparare offerte e a scrivere email di lavoro, preferisco piuttosto che stare lì a spignattare, ma penso che sia perché non necessariamente a una donna piace cucinare. Però tipo se lo facciamo in coppia, allora sì, se sono con Erika, allora sì, mi piace. Non è che mi va bene, però mi piace, mi diverto. Però da sola la trovo una cosa così noiosa, boh, non lo so, non lo so. So che molte ragazze piace e forse un po' vi invidio perché magari siete brave. Però non mi è mai piaciuto e mia mamma è stata sempre... anche lei non... Cioè, cucinavamo in realtà, sicuramente più di quanto cucini io, però non è che le sia mai piaciuto tantissimo, anche lei ha sempre lavorato tanto e non avevamo tutto sto tempo, no? Mia mamma non era a casa, quindi non abbiamo mai avuto tutto sto tempo, poi lo sapete, i miei sono separati, quindi non abbiamo mai, cioè non sono cresciuta con questa cosa del cucinare, ok? Purtroppo a questo punto, ma no. Comunque, nella challenge, la challenge in cui ho passato 24 ore senza specchio, sì ragazzi, alcuni specchi ovviamente non li ho coperti, ma non mi sono specchiata, quello grande in camera per esempio, l'ho lasciato lì, ma non mi sono specchiata, non l'ho usato, è la stessa cosa con le due scarpiere gigantesche che io ho nel corridoio, ovviamente non avevo niente che potesse coprirle perché sono enormi. Però vi garantisco che non le ho usate, quindi sì, si vedono gli specchi nel video, ma non mi ci sono specchiate. Quelli che ho coperto invece erano quelli ho dovuto coprire perché altrimenti mi sarei vista, perché tipo quando mi sono lavata i denti o quando mi sono truccata erano direttamente davanti a me, quindi avrei rischiato, mentre gli altri non li ho coperti. Anche se vi ho confessato che un paio di volte è successo sia da Golan, perché mentre ti fanno le unghie sono tipo un'ora lì così, quindi avendo solo specchi praticamente davanti è successo, però poi mi sono subito girata perché è una cosa che fai in automatico. E stessa cosa è successa da mia mamma, ve l'avevo detto, con questi quadretti, e mi guardo sempre prima di uscire e poi mi sono resa conto un po' di volte, oddio, poi ho pensato, cavolo, lo faccio talmente tanto in automatico che non mi rendo nemmeno conto. Non pensavo di specchiarmi così tante volte, ve lo giuro. Ma anche il fatto di non poter controllare il trucco in giro, di non poter ritoccare il rossetto mentre ero fuori, è veramente una cosa che ti manca. Cioè, veramente ti senti privato di questa cosa, che è strano. Non pensavo, ma effettivamente è stato veramente, veramente difficile. E oggi ho apprezzato, perché ieri ho filmato quella challenge che voi avete visto oggi, che per voi adesso che mi vedete sarà ieri, è un po' strano perché voi siete nel futuro, io sono nel passato rispetto a voi, però oggi, dopo aver filmato ieri quella challenge, ho apprezzato un sacco il potermi specchiare, cioè è strano però è così, quando una cosa
ti manca, poi la apprezzi di più, qualsiasi cosa sia. Anche se si parla solo di uno specchio alla fine. Tra l'altro abbiamo prenotato. Allora andiamo 3 giorni in Croazia, tra, quant'è, 2 settimane? No, meno, 10 giorni. Andiamo 3 giorni in Croazia, una villa bellissima, non vedo l'ora di farvela vedere. E non so come sarà la linea lì, però mal che vada filmo e poi vi carico i video quando torno in Italia. E poi andiamo una settimana da De Melza nei Paesi Bassi e in giornata andremo anche a Londra in quella settimana con il treno, perché Eric non c'è mai stato a Londra e quindi mi sembra carino portarlo. Però nello stesso periodo in cui siamo ad Amsterdam mi hanno offerto un viaggio pazzesco a San Pietroburgo in Russia e non ci sono mai stata, ma è proprio nel periodo in cui noi siamo già via, abbiamo già prenotato i biglietti e tutto quanto, quindi mi è dispiaciuto un sacco dover dire di no ed ho rinunciato a questo viaggio pazzesco in Russia. E, però magari ci sarà occasione più avanti, ci sto lavorando, lo spero. E, però sì, mi è dispiaciuto perché dico cavolo, non sono mai stata in Russia, però è proprio nella settimana in cui noi siamo da De Melza ad Alkmaar, perché io dico Amsterdam, noi voliamo ad Amsterdam e poi abbiamo la macchina fino ad Alkmaar, sono circa 40 minuti. In realtà è proprio quando siamo lì, peccato perché altrimenti ci sarei andata molto volentieri. In realtà uno dei miei sogni è andare a Mosca, però anche San Pietroburgo so che è meravigliosa, quindi mi sarebbe piaciuto un sacco. Comunque mi è capitato in questi giorni, non lo so, capita sempre di più in estate e penso che capiti a moltissime ragazze in realtà, che quando cammini ci siano ragazzi, ma anche, cioè, uomini nel senso, cioè tipo sulla quarantina, che fischiano, no? Allora, fischi una volta, non mi giro perché se ne frega, poi continui, no? Ma alla terza volta, ma anche alla prima, cioè un uomo che fischia, che cosa spera di ottenere? Nel senso, cioè, secondo me non rimorchi così, fischiando, cioè almeno su di me, sulle mie amiche, non funzionerebbe mai. Non capisco il senso, perché prima, seconda, terza, no? Cioè, mi fissi, se vedi che comunque ti guardo, poi mi giro e non ti calcolo più, magari capisci, no? Cioè, è una cosa che mi dà fastidio, voi no? Cioè, ragazze, quando vi capita, che cosa fate? Io faccio finta di niente e cammino. Al massimo la prima volta mi giro, perché magari penso che sia qualcuno che conosco, ma... E poi, niente, faccio finta di niente e cammino. A volte capita che, tipo, facciano i complimenti in un modo educato, cioè, sei molto carina, complimenti, o anche solo complimenti, a volte dico, grazie, cioè, cosa devo dirmi? Sei qua, grazie, boh. Però quando è in modo tipo volgare, e appunto capita di più in estate, questi fischi mi danno profondamente fastidio, mi danno proprio, non lo so, ti senti un po' come se fosse un oggetto, no? Boh, non lo so, non è carina come cosa, secondo me. Uomini, non fatelo, perché tanto non rimorchiate, cioè tanto che cosa... Cioè, quando mai è successo che un uomo abbia rimorchiato fischiando in quella maniera, insistente, impossibile, cioè, boh, non lo so. Forse lo fanno per sentirsi fighi, ma è lo stesso discorso di chi commenta tipo le storie su YouTube con oscenità. Perché? Tanto non è che riceverai mai la risposta, cioè non riceverai mai una mia risposta se commenti oscenità, né da me né dalle altre ragazze, quindi non capisco che cosa sperino di ottenere. Boh, veramente, ma voi come vi comportate quando vi capita? Cioè, vi arrabbiate? Io lascio proprio perdere. Una volta mi arrabbiavo. Mamma mia, ragazze. Questa ve la devo raccontare. Mi è successo... Ma vi sto parlando tipo di... Tipo 10 anni fa. Prima ero sull'autobus, ok? C'è sto tizio. Io avrò avuto tipo 20 anni. 20, 22. Sto tizio ne avrà avuti 10 in più, quindi 30, 32, così. E questo sull'autobus, che durante tutto il tragitto, sarà stati tipo 15 minuti di tragitto, questo mi fissava, ma non vi sto dicendo, cioè ogni tanto spostava lo sguardo poi mi riguardava, no. Questo 15 minuti mi fissava così. Tipo psicopatico, che ne so. Ma no, cioè 30, 30 anni, insomma, dici, boh, non è mica vecchio, cioè, insomma, un ragazzo, ma boh, dico, che strana sta cosa, boh. Ad un certo punto io, che all'epoca appunto rispondevo,
lo guardo e gli faccio: ma cosa vuoi? Che poi l'autobus era anche pieno, cioè non è che fosse sera, quindi non è che avevo paura. E questo non mi dice niente. Poi io mi alzo, perché era arrivata la mia fermata, mi metto lì accanto alla porta, questo si alza e viene lì. E continuo a fissarmi, cioè a 3 cm la mia faccia mi fissava così. E io gli dico di nuovo: ma cosa vuoi? E questo mi dice: e se mi metto a seguirti, ti spaventi? Ma in, cioè, l'ha fatto proprio per spaventarmi, cioè me l'ha detto con un tono che era fatto apposta per farmi paura. E se adesso mi metto a seguirti, ti spaventi? Io non ho detto niente, sono scesa. Ragazzi, questo mi ha seguito per tipo, non lo so, 5-10 minuti di strada. Fino a quando, perché poi all'epoca io stavo con il mio ex ragazzo e lui doveva aspettarmi davanti a tipo questa pizzeria. Io ho detto, mi sono detta: ok, arrivo, lui sarà là. Ovviamente il mio ex ragazzo, che era sempre perennemente in ritardo, arrivo, non c'era ovviamente. E, ma ritardi, cioè vi sto parlando anche di 45 minuti, boh, vabbè. E questo è un altro discorso che non c'entra nulla. E quindi vedo che lui non c'è, mi giro, questo stava là, quindi sono entrata nella pizzeria. E dopo un po' ho visto che si è allontanato sto tizio, però mi ha talmente scossa sta cosa che da quel giorno, quando qualche ragazzo mi fissa o mi guarda, non dico niente, perché sono talmente spaventata, ho talmente paura, perché questo non sembrava uno squilibrato, ok, era un ragazzo normale, quindi mi ha messo su quest'ansia che tipo, se mi ricapita, quando mi capita, fosse, cioè che mi fischiano, qualsiasi cosa, non dico niente e me ne vado, non guardo, non faccio niente e me ne vado, perché mi ha spaventato troppo quella volta. Ragazzi, sta buono. Scusatemi tutti i vegetariani e i vegani, ma io senza i salumi non potrei mai stare, in particolare senza il prosciutto crudo. Però che la mortadella, il salame. A me piace particolarmente il salame che noi qui chiamiamo ungherese, ma non penso che ci sia in tutta Italia. Panino andato, ragazzi. Sto vedendo i vostri consigli, perché da quando mi sono messa a filmare le challenge, e tra l'altro sono andata a prendere un fruttolo, perché io ho una specie di fissa con i fruttoli ultimamente, quindi ho preso sia quelli piccolini, poi non c'erano, ho preso questi. Questo è metà vaniglia, metà fragola, mamma mia quanto sono buoni, mi ricordano quando ero piccola. Poi a volte mi piace anche metterci tipo un bastoncino e poi li metto in freezer e vengono fuori tipo un gelato. Ok, immancabile. Leccata. La parte più buona è la fragola per me. Comunque, mi avete dato questa idea per una challenge nuova, che sarebbe di, e vedo sempre tutti i vostri commenti, quindi li vedo quando me li scrivete, fai la challenge di non guardare l'orologio per 24 ore a 51 pollici in su. È stato lasciato solo 4 ore fa, già 51 pollici in su. Sì, oddio, una bella idea, speriamoci pensare su, ma è impossibile. Sì, sarebbe fantastico, che bella idea, facciamoglielo notare. Lì vedo i vostri commenti. Non so se possa essere fattibile una challenge del genere, però è carina come idea. In realtà un altro video che vorrei fare è, visto che vi è piaciuto un sacco il video in cui facevo scegliere agli youtuber che cosa mangiavo per 24 ore, vorrei fare il video in cui faccio scegliere agli youtuber la mia vita per 24 ore, tipo, devo, non so, mi alzo subito la mattina quando mi sveglio, oppure rimango a letto al cellulare, oppure devo mangiare fuori, mangiare a casa, oppure come mi vesto, vestito o jeans e t-shirt, cioè fatemi sapere anche se questo video è una buona idea secondo voi, se può piacervi oppure no. Però anche il fatto di questa challenge di non guardare l'orologio per 24 ore, ma ragazzi, deve essere un giorno in cui non ho impegni lavorativi, tipo chiamate di lavoro o roba del genere, perché altrimenti è impossibile. E poi devo studiarmela bene questa, perché dico, come faccio? Nel senso, sul cellulare c'è l'orologio, dovrei toglierlo, ma penso si possa togliere, in modo che quando vado al cellulare non vedo l'ora. Cioè, no, non vedo l'ora, non vedo che ora è. Penso si possa fare, è un'ottima idea in realtà, continuate a darmi queste idee, vi prego, perché
Cioè, mi piace troppo, troppo, troppo quando me le date, perché magari sono idee talmente originali che nessuno mai ha avuto su YouTube e mi aiutate un sacco, quindi è bellissimo. Credo proprio che la farò, credo proprio che la farò. Non so se in realtà qualcuno l'abbia già fatta o se è proprio un'idea tua di te che mi hai lasciato questo commento, però è un'ottima idea, grazie. Ma appunto anche il fatto del video su in cui gli youtuber decidono la mia vita per 24 ore secondo me è una cosa carina, anzi li contatterò domani e farò scegliere loro tutta la mia giornata, che secondo me è una figata, anche se questi video, ragazzi, come fruttolo, sono video super super impegnativi, ti prendono tutta la giornata, passi tutta la giornata a filmarli e possibilmente il giorno prima a pianificarli e il giorno dopo lo passi a montarli, quindi sono video molto impegnativi, ma anche se può non sembrare, perché uno dice, beh, che cosa fai, sei andata, cioè, hai fatto scegliere gli youtuber cosa fare, poi l'hai fatto, sì, ma mandare i messaggi e pianificare il video, filmarlo e montarlo ti prende tipo 3 giorni di lavoro, fidatevi. Comunque, questo è quanto, spero vi sia piaciuto questo video. Piuttosto che lasciarvi senza video, secondo me è carino anche se faccio questi snap, perché altrimenti in realtà domani mi sono detto, ok, domani filmo un video, volevo farvi vedere in realtà i nuovi costumi che ho preso da Calzedonia, di solito non compro i costumi da Calzedonia, però quest'anno mi piacevano e volevo prenderli online, poi sono passata davanti al negozio per puro caso e ho detto, ok, sono qua, cioè li compro. C'era tutto tranne quello rosa fucsia neon, però vabbè, al massimo lo ordino online, ma ne ho comprati talmente tanti. Però fatemi sapere se può interessarvi, magari ve li faccio vedere. Volevo filmare questo video domani, poi mandarvelo su direttamente. E invece poi mi sono detta, no, facciamo questo midnight snack, mukbang, chiacchiericcio, perché no, perché no, perché no. A volte ho proprio voglia di chiacchierare. In realtà domani mi vedo con un'amica che non vedo da un sacco di tempo, quindi chiacchiererò tantissimo, ma a volte ho proprio voglia di chiacchierare, e a volte non con i miei amici che conosco personalmente, però con voi, ed è quello che è successo adesso, quindi sono super contenta di poter anche solo accendere la videocamera e sapere che voi siete lì, siete sempre qui pronti ad ascoltarmi, è bellissima questa cosa. Comunque, mia family, questo è quanto. Anteprima abbiamo fatta, chiacchiere l'abbiamo fatta, pallinazzo con la mortadella, mangiato fruttolo, mangiato Coca-Cola vuota. Quindi questo quanto, domani mi sa che ci sarà un vlog invece, un nuovo vlog, quindi bacio grandissimo, vi voglio bene, ciao, a domani.